Egregio Assessore, allora, ci siamo già visti altre volte, abbiamo parlato ancora tempo fa all'inizio del suo insediamento, adesso sono passati i famosi 100 giorni dell'insediamento della vostra nuova amministrazione. Qualcuno, le minoranze dicono che avete fatto ferie alla grande. Ci può fare un sintetico bilancio di questi primi 100 giorni? Ma se qualcuno pensa che ci sia stato un periodo di ferie per la Giunta, si sbaglia di grosso. La Giunta nel suo complesso è stata operativa sempre, quindi se qualche assessore a turno ha preso qualche giorno di ferie, in termini operativi l'amministrazione è sempre stata nel pieno delle sue operatività, basta guardare le convocazioni di Giunta e su questo si avranno le risposte. È indubbio che essendo arrivati con una macchina ferma, prima dal nostro punto di vista l'inoperosità della Giunta Romano, ma dopo anche per il conseguente periodo commissariale, abbiamo trovato, come io amo definire, un elefante addormentato, un elefante fermo da almeno 4 anni che necessitava essere rimesso in piedi. Ovviamente ci siamo trovati di fronte un bilancio già impostato, ci siamo trovati di fronte come si suol dire, i cassetti vuoti, cioè mancavano proprio le fasi progettuali e abbiamo dovuto gestire soprattutto le emergenze, emergenze in primis, garantire il patto di stabilità, perché con un bilancio già preparato dal commissario, tutta una serie di margini di manovre per noi era abbastanza difficile doverli gestire, vedi anche le cessioni patrimoniali su cui stiamo insistendo con attenzione e quindi cercando di valorizzare al massimo quello che l'amministrazione ha, quindi tutti i ragionamenti che si sono fatti, che usciranno anche nei prossimi giorni, vedi Striscia la notizia per esempio sulla colonia Turati. Naturati è stata tenuta ingessata per 4 anni, 6-7 anni fa era stata fatta una scelta su quell'immobile della precedente amministrazione, di cui io facevo anche parte come consigliere, però i tempi cambiano, i momenti storici cambiano, lo stiamo vivendo nelle nostre famiglie, sulle nostre persone, quindi sulla colonia Turati ci sarà un ragionamento in prospettiva di massima valorizzazione urbanistica e di messa a disposizione della città. Lo faremo come comune, lo farà il mondo dell'imprenditoria locale, questo lo vedremo, ma sicuramente faremo di tutto perché questo bene comunque resti nel patrimonio della città. Sicuramente una soluzione verrà trovata, come bisognerà trovarla su Corte Salasco, anche quello un altro immobile di grande peso nel patrimonio comunale che anche dovrà trovare una giusta collocazione, una giusta valorizzazione. Queste cose soprattutto le vedremo probabilmente l'anno prossimo perché come dicevo prima con il patto di stabilità da rispettare, tante scelte, tante azioni che vorremmo fare ci sono impedite perché non possiamo spendere i soldi perché dobbiamo arrivare a fine anno e far quadrare i conti e ci contiamo di farlo. Io credo che sia sul settore che seguo io in primis l'urbanistica. Entro fine anno vorremmo chiudere l'incontro con le categorie economiche per rivisitare le impostazioni fatte anche negli anni scorsi per tentare di dare questo strumento importante alla città. Vediamo per fine 2012, inizio 2013, questa è un po' una previsione, spero che non sia troppo ottimistica, ma soprattutto per dare alla nostra amministrazione quei margini di manovra che ci permettono di intervenire soprattutto sul mondo imprenditoriale. Io credo che oggi questa città il meccanismo dell'emergenza casa sia verosimile fino a un certo punto, perché di case basta che giriamo un po' le agenzie immobiliari, basta che guardiamo in giro, ce ne sono forse in esubero, abbiamo bisogno di concentrare gli sforzi dell'amministrazione per agevolare il mondo imprenditoriale. Ovviamente un mondo imprenditoriale che deve capire che gli sforzi devono essere fatti per fare impresa e non, come uso dire io, per patrimonializzare le concessioni, i permessi di costruire. Quindi noi abbiamo daremo la massima disponibilità a quegli imprenditori che ci chiedono
sostegno per realizzare impresa, che vuol dire realizzare posti di lavoro. L'emergenza di questa città oggi, come di tutto il paese, ma lo viviamo soprattutto anche a Chiusa, basta che vediamo all'interno delle famiglie, i giovani, ma soprattutto anche i padri di famiglia che perdono il lavoro, abbiamo bisogno di tentare, per quello che è nelle nostre condizioni, dare una risposta soprattutto a queste figure. Una critica che viene dalle minoranze è quella che appunto per agevolare le imprese bisognerebbe far lavorare di più, nel senso di organizzazione, gli uffici dell'edilizia privata in pratica. E qualcuno criticava il fatto che non si sa col dirigente se rimane, se si cambia, eccetera. Cosa si può rispondere a queste voci? In questi giorni, credo forse anche oggi dovrebbe essere arrivato il nuovo segretario generale. Nei prossimi giorni sicuramente verrà definita anche la questione della dirigenza tecnica per quello che riguarda l'urbanistica e edilizia privata. C'è una questione contingente legata a una normativa che ci potrebbe indirizzare le scelte da una parte o viceversa dall'altra, quindi c'è un attimo questo impasse che sta condizionando non solo il Comune di Chiusa ma anche altre amministrazioni, quindi su questo nei prossimi giorni dovrebbero esserci le soluzioni definitive. Ribadisco quello che ho detto prima, il problema del rilascio delle concessioni all'edilizia privata non è l'assessorato di mia competenza del mio collega Rossi, però anche qui attenzione, all'urbanistica da me è venuto un imprenditore in persona che mi diceva: ho bisogno che mi modifichiate lo strumento che c'è oggi perché ho bisogno di fare capannoni per creare posti di lavoro. Altre situazioni erano già avviate, le stiamo accompagnando, però cerchiamo di non concentrarci troppo sulla residenza. Questa città ha bisogno di sterzare un attimino, ha bisogno di agevolare il mondo imprenditoriale, se c'è quello sano, quello che voglia investire. Siccome per fortuna anche all'interno della nostra città esiste un pool di imprenditori che credo ci si debba anche vergognare di dirlo, ha voglia di investire nella città per creare infrastrutture, per creare sviluppo, se ci saranno progetti chiari, corretti e soprattutto anche nella massima trasparenza, noi saremo per accompagnarli. Adesso vedremo martedì prossimo, che c'è il Consiglio Comunale, come andrà a finire con nuovi strumenti urbanistici. Magari ci sentiamo dopo quell'occasione. Col piano casa abbiamo cercato di seguire una filosofia di base, che è quella di non appesantire troppo un territorio già pesantemente urbanizzato come quello soprattutto di Sottomarina, Borgo San Giovanni, quindi al di fuori del centro storico, perché quella parte di delibera verrà attuata entro fine novembre. Non possiamo pensare di ampliare sempre senza garantire quel minimo di standard, e parlo soprattutto dei parcheggi, che la città ha bisogno, vorrebbe dire creare nuovi insediamenti abitativi con zero spazi per le auto e comunque per quelle situazioni che rendono maggiormente vivibile la nostra città. Ecco, noi chiediamo uno sforzo anche al mondo professionale, al mondo imprenditoriale, perché ci sia la volontà di accompagnare agli investimenti ma anche la messa a disposizione degli standard, soprattutto dei parcheggi, ripeto, per la città e per tutti noi. Grazie, Assessore.